E ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono contento perché vi porto qui sul canale la recensione di un prodotto che in tanti di voi mi avete chiesto di provare. Nello specifico sto parlando di lui, un microfono a condensatore marchiato OTA che mi è stato gentilmente inviato. E sì, ho deciso di provarlo perché, non so se ricordate, proprio un po' di tempo fa vi avevo sottoposto un sondaggio sulla scheda community del mio canale YouTube, al quale in tanti avete risposto e mi avete suggerito proprio di orientarmi su microfoni, schede audio, eccetera. Oggi dunque proviamo lui. È un microfono molto molto economico, dedicato allo streaming, dedicato al podcast, ma vedremo che ha una qualità davvero eccezionale per il prezzo che costa. Soprattutto poi, come sapete, lo metteremo a confronto anche con altri microfoni, magari della stessa fascia di prezzo, proprio per orientarci. Bene, se volete in descrizione trovate il link per poter dare uno sguardo, acquistarlo ovviamente, e tenete conto che spesso e volentieri si trova anche in ulteriore sconto con coupon proprio sulla pagina di Amazon, quindi approfittatene perché secondo me ne vale la pena. Ancora non l'ho provato, però ho sentito alcuni test audio già su internet e mi sono piaciuti, però lo sapete che devo verificare di persona. Bene, prima di farlo, prima di andare sul banco e vedere cosa c'è all'interno della confezione e testarlo, come sempre amici vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, questa per me è una grande forma di supporto, lasciate tanti like qualora il video vi sia piaciuto, se volete iscrivetevi ai miei profili social, in modo particolare su Instagram, ma valutate anche il mio canale Telegram di offerte, perché troverete ogni giorno davvero tante offerte, codici sconto, errori di prezzo su prodotti molto molto interessanti e qualche volta anche difficili da scovare, pertanto fateci un pensierino. Se volete inoltre trovate in descrizione anche i link alla mia attrezzatura tech, anche audio, che vi potrà essere d'aiuto, soprattutto se volete avviare un podcast oppure insomma un canale YouTube, perché no? Bene, non dilunghiamoci oltre e andiamo a vedere il tutto. Ok, così è come si presenta la confezione di vendita. Vedete il disegno del microfono, abbastanza compatta. Ci sono alcune indicazioni sulle sue potenzialità, sulle sue funzioni e appunto ci dice anche che è un microfono a condensatore USB, pertanto non sfrutta la tecnologia XLR e dunque è molto semplice da collegare, basta avere una porta USB su computer ma anche su tablet e smartphone. Andiamolo un attimo ad aprire e vediamo cosa c'è al suo interno. Ecco qui, la confezione si presenta in questa maniera. Qui abbiamo già incluso un filtro antivento e questo è molto importante perché non tutti i microfoni, soprattutto in questa fascia di prezzo, al loro interno contengono appunto il filtro antivento. Grande grande cosa, perché spesso va acquistato a parte. Dopo il filtro antivento vediamo che c'è il manualetto di utilizzo che vado a mettere da parte e qui c'è il cavo USB. Vedete, qui c'è un cavo USB che è il classico cavo USB, non si tratta di un USB-C o altro, ma appunto classica porta USB di tipo B e USB di tipo A. Ma attenzione, tenete a mente questo momento perché tra poco ci sarà una sorpresa e infatti la vado già a prendere. Ecco qui, all'interno della confezione c'è un fantastico adattatore appunto da USB di tipo A ad USB di tipo C, pertanto potrete collegarlo tramite questo adattatore ovviamente a computer che supportano l'USB di tipo C oppure a tablet e smartphone che hanno l'USB di tipo C, pertanto non avrete necessità di utilizzare degli adattatori. Vedete, si aggancia qui e poi funziona semplicemente su quei dispositivi. Andiamo a prendere gli altri accessori. Ecco qui, prima parte del supporto che ci permette di regolare, vedete, l'inclinazione del microfono, e poi qui c'è un aggancio, anche qui novità che mi ha sorpreso, vedete, questo è un adattatore, perché qualora voleste collegarlo su un treppiede con una filettatura più larga, ecco che possiamo attaccarlo direttamente in questo modo. Qualora invece avessimo un treppiede con la filettatura da un quarto oppure uno stativo, semplicemente basta inserire questo adattatore al suo interno, addirittura c'è il taglio per poter utilizzare anche un giravite a taglio appunto e poterlo avvitare, pertanto davvero previdenti con l'accessoristica contenuta all'interno della confezione. Mettiamolo un attimo da parte e andiamo a vedere che al suo interno c'è anche un fantastico treppiedi, un mini treppiedi che ci permette di poterlo appoggiare sul tavolo e magari utilizzarlo appunto per un podcast. Bene, andiamo a vedere il microfono più nel dettaglio. Eccolo qui,
mettiamo da parte la confezione e notate microfono che si presenta in questa maniera, davvero molto molto bello, molto molto pesante, con questo colore nero opaco fantastico, e la cosa che mi colpisce è che è completamente in metallo, non ci sono parti in plastica, probabilmente soltanto la vite per la regolazione del gain, quindi del volume di cattura dell'audio. Molto bella questa griglia che va a proteggere la capsula microfonica al suo interno, e non so se riuscite a notare, ma si vede una sorta di spugna già al suo interno, e sì, perché questo microfono è già dotato di un filtro pop, quindi andrà molto molto ad attenuare le P, le S, eccetera. Marchio OTA che non disturba per nulla, vedete rotellina che ci permette di aumentare e diminuire il volume, il gain, quindi la cattura dell'audio in questo frangente, rotellina che può essere anche premuta per poter mettere a muto il microfono. Tra poco lo accenderemo, ma qui sicuramente sono dei LED che ci indicheranno il funzionamento del microfono. Guardate quanto è bello, si probabilmente trattiene un po' le impronte della mano, microfono a condensatore nel quale dovremo parlare da questo lato, non qui e non dietro, altrimenti l'audio verrà catturato più basso. E vi ricordo a tal proposito di non andare ad impostare la rotellina dell'audio volume massimo, altrimenti catturerà tutti quanti i rumori di fondo e pertanto poi sarà più difficile andare a pulire l'audio in post produzione. Vite, vedete qui, molto molto grande, filettatura e aggancio per la porta USB. Ok, primo passaggio da fare è andare ad avvitare il microfono sul suo supporto. Attenzione perché la parte metallica della vite deve andare verso il basso e tra poco vi farò capire perché. Quindi, pertanto andiamo ad avvitarlo, ecco qui, fin quando arriveremo in fondo. E vedete la parte qui di metallo ci servirà poi per stringere il microfono e mantenerlo dritto. Poi vado a togliere questo supporto per le filettature da un quarto e vado ad agganciare il suo treppiedi. Eccolo qui, vado a mettere in questa maniera, vado a stringere e il microfono, vedete, sul banco si presenta proprio in questa maniera. Bene amici, sulla confezione di questo microfono vi ho praticamente detto tutto, sui suoi materiali, sulla sua fattura, ora non ci resta che andare a verificarne il funzionamento sul campo, metterlo alla prova e confrontarlo anche con altri microfoni. Questa è una prova di registrazione tra il microfono OTA e il microfono Fifine. Sono posizionati entrambi ad una distanza di 25-30 cm dalla mia bocca ed hanno impostato lo stesso gain, quindi la stessa cattura dell'audio di fondo. Diciamo anzitutto che per il microfono OTA è già previsto al suo interno, quindi integrato al suo interno, un filtro pop che il microfono Fifine non ha. Facciamo delle prove spostandoci con la bocca. Questa è una prova di registrazione parlando alla sinistra del microfono. Questa è una prova di registrazione parlando alla sinistra del microfono. Questa è una prova di registrazione parlando alla destra del microfono. Questa è una prova di registrazione parlando alla destra del microfono. Questa è una prova di registrazione parlando dietro al microfono. Questa è una prova di registrazione parlando dietro al microfono. Questa è una prova di registrazione alzando il volume della voce. Questa è una prova di registrazione alzando il volume della voce. Adesso, invece, tenendo conto della loro cattura dell'audio, dei rumori di fondo che non ho eliminato volutamente, come per esempio gli hard disk in movimento, eccetera, andiamo a verificare un attimo la capacità di cattura del rumore. Partiamo con il microfono OTA, starò in silenzio per qualche secondo. Ok, passiamo al microfono Fifine. Perfetto, credo che il confronto tra i due microfoni possa terminare qui. Bene amici, anche per questo video è tutto, spero di esservi stato di aiuto, spero di avervi dato un indirizzo, no? Se siete nella posizione di dover scegliere un microfono ma non volete spendere davvero tanti soldi, vi ricordo link qui sotto in descrizione, noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, ciao!